quando si parla di imprese, si parla di bilanci, si parla di investimenti, ma lei in questa assemblea è stato, diceva prima, particolarmente colpito dagli investimenti che Coseva fa anche sui valori. Sì, assolutamente. Diciamo, uno degli elementi che sono emersi dalla presentazione del bilancio e dall'attività che svolge la Coseva, che è un investimento sui valori molto forte, molto marcato, sull'etica, sull'ambiente, e sottolinea anche sul tema della legalità. Il fatto di essersi associati a Libera è un segno distintivo della Coseva, che rimarca il forte valore di tutto questo investimento. Abbiamo visto un'azienda che vuole essere sempre più attrattiva e vuole essere anche sempre di più internazionale, un dato importante per un comune come il vostro. Assolutamente sì, è un orgoglio che la Coseva abbia sede in questo comune, il comune di Camporosso. Ma è un orgoglio proprio per il fatto che è riuscita, partendo da un luogo tutto sommato di margine a livello nazionale, ma è riuscito proprio investendo a espandersi anche in altre realtà nazionali, e con successo sicuramente, perché anche i dati del fatturato e i dati soprattutto dell'impiego che c'è e dell'aumento dei soci testimoniano il fatto che gli investimenti effettuati sono stati proficui.